Oggi seminiamo l'aglio. Buongiorno a tutti, eccoci qui oggi con un nuovo argomento. Oggi capiremo assieme come seminare l'aglio, un ortaggio fantastico perché è quello che tiene un po' vivo il nostro orto anche in inverno. Iniziamo nel dire quando seminare l'aglio, perché ci sono molte scuole di pensiero e io sinceramente non penso che ci sia un unico momento in cui bisogna seminare l'aglio, ma ogni luogo ha il suo periodo più adatto. Tanto che l'aglio si può seminare da ottobre-novembre fino a marzo-aprile. Io consiglio nei climi miti, perciò centro-sud Italia, di seminarlo in autunno, perché è sicuramente il periodo in cui l'aglio si adatta un po' meglio al suolo, si ancora bene e in primavera poi si sviluppa in maniera particolarmente vigorosa. Un altro vantaggio è il fatto che non bisognerà mai irrigarlo, perché in autunno, in inverno e inizio della primavera comunque c'è il terreno abbastanza umido. Primo, perché dovrebbe piovere, anche se negli ultimi anni non è proprio successo così, e poi secondo, perché le temperature sono basse e perciò è difficile che la terra secchi. Se però invece abitiamo in un luogo particolarmente rigido perché siamo in montagna, conviene invece aspettare la fine dell'inverno, perciò verso marzo-aprile. E lì, nel caso c'è una primavera poco piovosa, un inizio dell'estate siccitoso, bisognerà irrigarlo ogni tanto, senza esagerare perché comunque l'aglio odia il ristagno idrico. Adesso siamo ai primi di gennaio e comunque la semina la si può effettuare. Infatti quello che faccio io in pianura padana è seminarlo a ottobre, a novembre, a dicembre e a gennaio. E un po' così riesco a avere sempre un raccolto ottimale. Ogni anno vedo che comunque c'è l'anno in cui funziona meglio quello piantato a ottobre, c'è l'anno in cui funziona meglio quello piantato a gennaio, diversifico un po' le semine e diversifico un po' anche i raccolti. Si tratta di un ortaggio che cresce praticamente in qualsiasi tipo di terreno, ovviamente predilige quelli un po' sabbiosi, proprio per quel che dicevo prima, che odia il ristagno idrico. Infatti il consiglio è di comunque coltivarlo in aiuole rialzate, quindi delle baulature, così da evitare i ristagni idrici perché l'acqua riesce a drenare maggiormente. Come capire se un terreno è particolarmente argilloso? Noi basta che lo prendiamo in mano, se lo stringiamo forte e rimane un po' appallottolato, vuol dire che c'è una buona quota d'argilla. Ovviamente se il terreno è particolarmente umido è più probabile che faccia questa cosa, però un terreno sabbioso, diciamo, non fa a palla. Questo qua è abbastanza un buon medio impasto, perché comunque è umido, lo stringo molto, ma potete vedere che comunque rimane abbastanza disgregato. In un terreno invece molto compatto, che quindi ha quella forma e quella consistenza un po' a pongo, diciamo, che tende a incollarsi, l'ideale è fare proprio le baulature. Per quanto riguarda l'esposizione luminosa, senz'altro è meglio un posto bello al sole. All'aglio, come anche alla cipolla, piace la luce. Sopporta anche situazioni di mezz'ombra, ovviamente. In piena ombra non va bene, ci crescono bene degli altri ortaggi come ad esempio delle insalate, ma l'aglio assolutamente no. Per quanto riguarda la concimazione non esagerate, anzi io direi che dopo l'orto estivo, dove magari avete messo delle tame nell'orto per coltivare le zucchine, i pomodori eccetera, quando andate a fare la semina dell'aglio in autunno non c'è bisogno di aggiungere altro concime. Un concime troppo azotato, come magari delle tame fresco o proprio il concime minerale in azoto, non serve all'aglio e anzi potrebbe creare un po' dei disguidi, perciò serenamente andate a metterlo senza aggiungere concimi. Capite le sue esigenze, ora capiamo come seminarlo, perciò le distanze anche tra una piantina e l'altra. Solitamente si semina circa a 10 cm di distanza sulla fila, perciò uno dietro l'altro a distanze 10 cm, indicativamente il palmo di una mano, e poi tra le file si tiene una distanza anche di 25-30 cm. Secondo me è una distanza un po' eccessiva. Io invece tendo a ridurre le distanze, perciò faccio anche poco meno di 10 cm sulla fila e massimo 15 cm tra le file. Riducendo le distanze ci sono dei vantaggi, ad esempio la maggiore produttività a metro quadro, perché avremo più piantine e comunque io ho visto che anche avvicinando un po' i bulbi riescono a raggiungere delle dimensioni abbastanza notevoli, poi nel caso dell'aglio che comunque non fa un bulbo esagerato, la cipolla già diventa un po' più grandina, perciò le distanze possono essere un po' maggiori. Oltretutto andiamo a contrastare anche maggiormente le erbe infestanti, le erbe spontanee, dette erbe infestanti. Perché ovviamente le piante saranno più vicine e quindi ci sarà meno luce che andrà a terra.
Solitamente si tiene un po' di spazio tra le file per passare con la zappa, perché si fa la rincalzatura per evitare anche che crescano le malerbe. Però noi abbiamo detto che se teniamo i bulbi più vicino cresceranno meno erbacce, e soprattutto io consiglio di mettere un velo di pacciamatura, perciò un po' di paglia e un po' di cippato, così da evitare che crescano le malerbe. Comunque se seminiamo in autunno, per tutto inverno il problema delle erbacce praticamente non c'è. Oltretutto, non irrigando l'aglio, anche quello va a avvantaggiare il fatto che comunque le erbacce non cresceranno. Il mio consiglio comunque è di non mettere una pacciamatura troppo spessa, perché tende comunque lei stessa a creare troppa umidità che potrebbe danneggiare i bulbi. Perciò 2-3 cm di pacciamatura basteranno per evitare le erbacce, ma allo stesso tempo riusciranno a trattenere bene l'umidità, a concimare senza esagerare con magari delle muffe che non vanno tanto bene ai bulbi dell'aglio. Consiglio di utilizzare un picchetto, basterà un bastone a cui facciamo leggermente la punta per creare delle buchette profonde 3-4 cm. In ogni buchetta poi ci metteremo uno spicchio d'aglio, mi raccomando mettetelo a testa in su, perciò il ciuffo, che sono i capelli, guardano verso l'alto e la base, invece il sedere, il culetto dell'aglio, sta in basso. Perché se lo mettiamo al contrario, non dico che non cresce, però senz'altro crescerà molto peggio e anzi alcune non ce la faranno. Perciò sempre a testa in su. Con questo il video si conclude, spero vi sia stato utile. Se avete delle domande scrivete nei commenti, in ogni caso mettete mi piace al video. Noi ci vediamo con i prossimi argomenti, fate i bravi con le piante, seminate tanto aglio che fa anche bene alla salute, e ci vediamo con i prossimi argomenti. Ciao a tutti!